questo è un inseguitore automatico di luce, questo qua è un inseguitore automatico di luce. Questo è l'inseguitore automatico di luce. Questo qua permetterà al pannello di inseguire il sole e quindi avere il massimo rendimento. Cioè il raggio sarà sempre perpendicolare alla superficie, è ideale, è perché, quindi si potrà vedere sul tetto. Perché fa questo? Perché vede luce da tutte le parti, lui è deciso, non sa dove è la luce. Poi ci sei te che la illumini, capisci? No. Sì, ma non si rivolge a me, io mi aspettavo una calibrazione diretta. Questo qua, posso, non, mi piace anche fare, perché queste cose qua, poca luce, ma l'hai fatto te, allora io ho portato il documento. Posizione dinamico, aggancio automatico, tutta la campimetria, vedete? Così. Sì, perché vedete i raggi sono tutti in calcolo. Ma Giù Cascasella l'avete studiato? No? Giù Cascasella mi hanno detto che ho fatto una figuraccia, mi hanno detto. Perché si vedeva. Lo vogliono mandare via dopo, l'elettricità usciva. Non so, vabbè, ma se lui aveva i guanti trasparenti. Isolanti, adesso mi dà la spiegazione. Isolanti sì, e poi un filino, lei non lo vede mica, basta un filino infinitesimale, infinitesimo. Come lei fa vedere, scusi, quelli che fanno così, che fanno sparire, non sa come fanno, il mio amico prestigiatore me l'ha fatto vedere, hanno un guanto color della pelle e quindi mettono dentro tutti questi cosi qua quando fanno così, capito? E poi alla fine si mettono il coso dentro al dito, e quindi cosa rimane tutto dentro? Tra il dito e il cappuccio. Cioè voglio dire, c'è il trucco. Anche il prestigiatore. No, ma l'ho fatto vedere a un mio amico come si fa, dai. Cose. Ci sono dei libri così. Soldi non ne ho. Hai visto che bello? Non c'è niente. Beh, è tutta passata. Adesso gira il completo, gira di corpo, lui ha mosso la luce lì. Lui diceva parlare di solare. Pensa che posso lanciare per sfruttare il centro di questo qua, ti serve per posizionare, così non ti scivola. Qui ci vuole poco, abbastanza, quindi il piatto di messe, ci vuole questa sostanza. Questa sostanza è speciale proprio per fare. Cioè non è immediata. E poi te lo mixa con quella dopo. Va bene, vi ringrazio della visita, mi avete dato lustro. Con un tamalo, con 736 watt, che equivale a un tamalo, io faccio andare la macchina in pianura. Questa me la io ti assicuro che sono incredibile, perché mi sembra pesantissimo. Questa qua è una macchina, che io ho il progetto, anche della vita di questa macchina qua. Ascolta, questa qua a pieno carico era 1200 kg, questa qua sarà finita a 400 kg, quindi come sopra. Quindi, no, non ci metto questo qua, ci sarà soltanto il policarbonato sopra, quindi sarà una struttura leggera. Quindi peserà, non so, io sono 60, due accumulatori, 100, 150, 250, 400 kg, fai bene, ma che macchina era questa qua? È una Diana. Il motore va come continua? Il motore sarà un motore in continua speciale, con coppia costante a velocità, la coppia costante. Quindi tu vuoi dire che vuoi far muovere questa macchina, non lega particolari? Questa peso. Macchina non l'ho messa per prendere in giro la gente, questa io macchina. Credevo che tu l'avessi messa così, no, a scopo simbolico, vediamo la macchina, no. Poi però, no, c'è scritto, scusa, ma no, c'è scritto, scusa, vuoi mica che scrivo una cosa formata? I codi della parte che finito, quale pesa 240, 230? Vedi, lo hai messo mai già sponsorizzato, non so, no, io credevo che avesse come marchio, perché deve essere quello si è messo, cioè che fosse... No, questa è una macchina, il progetto è una macchina solare. Poi sai, voglio dire,
se ho qualche problema diminuisco l'attrito. Vedi, voglio dire, ci avrà solo i freni davanti. E tu vuoi dimostrare che una macchina di serie te la fai andare? Io prendo una macchina di serie e la faccio andare a solare. Non ditemi 10 secondi che 50 all'ora li faccio, che la, che raggiungo in 10 secondi, poi, raggiungo in un minuto, due minuti, quando voglio io. Però in città ci vuole. Cosa vai a mettere il piede di sopra? Svolti. Sono nuove, no, donna. No, ho detto ci lascia l'impronta, scusa. No, no. Sono nuovi. Sì, me l'ha dato lui. Scusa, ah. Picasso, Michelin, sarà uno degli sponsor. Ah, è lui che ti ha dato. Allora, saranno quattro gli sponsor, per adesso sono quattro. Egidio Autodemolitore, certo. Grande rotatore. Picasso, Michelin. Aspetta che c'è Nicola, Picasso, Michelin. Non vedo che c'è un corretto. Picasso, Michelin. Poi c'è la Carisa. E l'OMP, l'OMP. Prima l'inchiodo, poi dopo il primo anno ci dica adesso, se volete fatto vado in giro, vi date 1 miliardo per uno. No, no, voglio dire, guarda, ho avuto dei consensi. Pensa che si era rotta, il sito me l'ha dato, me l'ha smontato una, il giorno poi cosa che mi si è rotta. È successo un disastro, mi hanno cominciato a perdere in un giorno, pensa, quella gente lì mi hanno smontato, però mi hanno dato un altro chassis. No, quindi no, guarda. Cioè, bisogna che voglio dire, con la gente di fare dei dovuti. Però è venuto a trovarmi, il Gino ha ancora moglie, non so, anche. No. E allora poi dovremmo la stessa posizione. Sì, di questo sono curioso, perché io mi permetto di reggere. No, non sono questi i pannelli. Sopra ci saranno 8 metri quadrati di silicio, cioè 8 metri quadrati di silicio, che non sono pochi, io quindi non dico che va con quelli. 8 metri quadrati di silicio. E dietro ci sarà, per recuperare energia, per recuperare superficie, ci sarà un'aletta. Dietro, un metro quadrato, come le macchine da cuoce, in modo che se il sole è di qua, la alzo così con una cloche, come gli aerei. E se il sole è di là, la abbasso. E così aumento del 15%. Sì, lì sono cose, dire. È chiaro che non mi faranno circolare, farò lavorare gli studenti su un certo finalizzato. Poi sai, io sono costantissimo. Ma mi va di notte. Veniamo quando piove, solo quando c'è il sole a vista. C'è un'emergenza. Per le gallerie ci saranno 2 batterie per un quarto d'ora di autonomia. Per le gallerie è l'ombra dei palazzi. Quello di me cercherò di schivare il palazzo. Vabbè, per questo piazza terra. Scegli tu il luogo della sfida. Il luogo della situazione. Comunque, io... Dai, qui è mezz'ora che dovevo andare via, non riesco a andare, mi trattiene. No. Ciao.
Già un successo, parliamo della prima fiera di Savona Verde Blu. Vediamo il servizio di Stefano Picasso. Le arie della Metal Metron si sono rianimate con l'apertura della prima fiera di Savona Verde Blu promossa dalla Confesercenti nell'ex stabilimento di via Stalingrado. Il nastro inaugurale è stato tagliato dal sindaco Francesco Gervasio. La rassegna è denominata anche Fiera delle Tre Province. C'è una collaborazione con Cuneo e Imperia, difatti il sottotitolo è Verde Blu, verde come i monti del Cuneese e blu come il mare di Imperia di Savona. Ecco, in buona sostanza noi vogliamo soprattutto mettere il dito sui prodotti di queste tre province. 350 gli stand, allestiti dai 180 espositori provenienti da diverse regioni italiane. La fiera è dedicata al commercio, all'artigianato, all'industria e ai servizi. Curiosando tra gli stand abbiamo trovato questa centrale solare mobile. Scusi, lei è l'ideatore? Io sono l'ideatore. In realtà il silicio non l'ho inventato io. Però ho pensato, visto che le centrali solari che facciamo, che si fanno al mondo, sono statiche, ho pensato di dare un valore aggiunto, cioè farle mobili. Il sole nasce a oriente, però al pomeriggio la centrale è girata in modo non consono, con un minimo sforzo la si prende, la si gira e rende l'altro 50%. Il notiziario della rassegna viene trasmesso ogni giorno sulla rete telematica internet. All'esterno del capannone, dove sono ospitati gli stand, è stato alzato un tendone per concerti ed incontri promossi dal quotidiano La Stampa. Predisposto anche un servizio di autobus navetta per collegare ogni giorno dalle 17 alle 23 Piazza del Popolo con l'area espositiva. La fiera di Savona resterà aperta fino al 4 febbraio. Costo del biglietto d'ingresso 5.000 lire. Lo sport, calcio, 7 giocatori della Sampdoria sono rimasti intossicati forse...